Nella cardiomiopatia aritmogena, i danni strutturali al cuore dipendono da un accumulo sproporzionato di tessuto adiposo. In questo studio, coordinato dal Centro Cardiologico Monzino di Milano e svolto in collaborazione con il Centro di Biomedicina dell'Eurac di Bolzano, abbiamo individuato le cellule responsabili dell'accumulo adiposo. Sono i fibroblasti. I fibroblasti cardiaci sono cellule normalmente presenti nel cuore che nel tessuto sano fanno da supporto ai cardiomiociti, che sono le cellule contrattili. La cardiomiopatia aritmogena è una malattia genetica rara che in Italia colpisce mediamente 1 su 7.000 persone e in alcune regioni fino a 1 su 2.000 persone, come in Veneto. Questa malattia genetica è anche nota alle cronache per essere stata causa della morte di alcuni sportivi, di alcuni calciatori in campo negli anni passati. Lo studio che abbiamo condotto è la base per lo sviluppo di nuovi trattamenti farmacologici mirati a far regredire, se non ad impedire, la degenerazione in tessuto adiposo, in grasso dei fibroblasti cardiaci, e uno studio di questo tipo è attualmente in corso al Centro di Biomedicina.